Telecamere di Vado in Giro quest'oggi fanno tappa a Barletta, un comune italiano di quasi 100.000 abitanti e capoluogo della provincia di Barletta-Andria e Trani in Puglia. La costa barlettana è lunga complessivamente 13 km e si estende tra i confini territoriali dei comuni di Trani e Margherita di Savoia. Il lungomare barlettano è diviso in due parti che prendono il nome di Litorania di Levante e Litorania di Ponente. Quest'ultima, ribattezzata Lungomare Pietro Mennea in ricordo del grande atleta barlettano. Proprio l'anno scorso, tutto il lungomare di Ponente fu la locazione di uno degli avvenimenti musicali più importanti della storia della città, il Giova Party, il tour di giovanotti con più di 45.000 persone presenti in spiaggia. Da un lato la legge, dall'altra coloro che usufruiscono della spiaggia. Non vi sentite un po' stretti? Sicuramente le restrizioni sono importanti e hanno imposto dei cambiamenti notevoli, sia per quanto riguarda la nostra struttura e quindi il servizio che lo stabilimento balneare offre ai propri clienti, ma anche quello che i clienti erano abituati ad avere come servizio, che va rimodulato secondo le prescrizioni Covid. Resta il fatto che in questo momento di incertezze, comunque di insicurezza, dove siamo tutti consapevoli che il rischio sanitario è stato veramente molto serio, penso che sia importante affrontare il nostro lavoro e il divertimento, il godimento della spiaggia da parte dei clienti in massima sicurezza. Quindi noi siamo d'accordo nelle restrizioni che sono state fino ad oggi imposte sia dalla regione che dal governo. Bagno 27, rapporto qualità sempre alto, sulla qualità non si discute, quest'anno il prezzo? Quest'anno il prezzo della qualità è legato un po' ai servizi in più, purtroppo le prescrizioni ci hanno regalato quest'anno una spiaggia che sarà affollata con il 50% delle persone in meno, quindi si può immaginare una spiaggia che se gli altri anni l'ha frequentata soprattutto nella domenica da 1800-1900 persone, quest'anno non può essere frequentata più di 1000-1100 persone. Questo naturalmente comporta per noi degli introiti economici ridotti, soprattutto per le attività accessorie, bar e ristorante, e naturalmente tutti i costi di sanificazione, doppio personale per i controlli hanno influito nel nostro listino prezzi, che è leggermente aumentato, ma non di tanto. Un'ultima battuta, un pensiero per i tuoi clienti. E con molta serenità e umiltà ho chiesto di condividere le nuove regole dello stabilimento balneare e noto con vero orgoglio che la maggior parte ha accettato di condividerle. Ci siamo presi un impegno personale e una volontà di cambiare quelle che sono state le abitudini fino al 2019 e noto veramente con piacere, sono orgoglioso dei miei clienti, che questa condivisione, oltre nella parola, la stiamo riscontrando nei fatti. Catabiccio
Barletta, primo anno qui alla Litorania di Ponente, si può stilare un principio di attività iniziale in questo post-Covid positivo o negativo? Per me è positivo, siamo stati fortunati perché comunque il Covid non ha inciso più di tanto e quindi, come si suol dire, le maglie si sono allentate e quindi abbiamo lavorato e stiamo lavorando. Allora, in questo periodo così difficile di un post-Covid, un imprenditore che rischia in questo momento di che cosa ha paura? Ha paura di tante cose. L'incognita, ripeto, è sempre stata in questo periodo del Covid. E niente, siamo riusciti a combattendo, rischiando e stiamo andando avanti. Ci sta premiando, devo dire che ci sta premiando. E allora vi aspettiamo al Cata Beach in questa struttura nuova con tanta simpatia e soprattutto un'ospitalità unica. In un momento di crisi la cooperazione tra i vari enti è importante. Com'è la situazione su Barletta, visto che ce ne sono davvero tanti, è una litorania abbastanza ampia, tra cui anche degli spazi non privati? Allora, per quanto riguarda la collaborazione tra gli stabilimenti balneari, abbiamo veramente un bellissimo rapporto, anche se apparteniamo ad associazioni di categorie differenti, però abbiamo un nostro gruppo che ci unisce soprattutto nell'affrontare i problemi più, diciamo, che riguardino un po' tutti, come in questo momento il problema delle proroghe, il problema della viabilità, dei parcheggi. Su quello siamo solidali e avanziamo spesso e volentieri delle proposte univoche. Per quanto riguarda l'interazione, ripeto, con l'amministrazione, e lì siamo un po' carenti, perché in questo momento l'attenzione, segnalo per quanto riguarda la mia umile impressione, che l'amministrazione in questo momento non è molto attenta allo sviluppo del turismo balneare, però ripeto, sono fiducioso che questa loro attenzione possa arrivare al più presto. E durante questo nostro lungo giro ci siamo fermati al Flamingo Beach e finalmente abbiamo trovato un turista che arriva precisamente dalla Scozia. Ho dimenticato il nome, ricordamelo, perché purtroppo... Virginia, tu arrivi dalla Scozia e sarai qui 2 settimane a Barletta. Sì. Cosa ti piace di più? Il mare, mia famiglia sta qua anche. Ah. Come ti trovi, diciamo, sia con la lingua, sia in questo periodo, poi post-Covid, in una nazione diversa? Anche in English. It's different. It's different. But it's better. Ah, è difficile, sì. Ma è bello. Vuoi salutare qualcuno oltre a papà che è qui? La mamma. Che altro? Sorella. Oh, fallo in inglese, così facciamo proprio internazionale. My mom and sister. Ok, allora dal Flamingo Beach è tutto. Naturalmente Barletta, una città che dal mare parla di turismo.
scorta e anche mobilità a due ruote. Giusto, è molto ecologico, poi si possono visitare molte cose con la bicicletta a Barletta e ci sono molti posti molto belli, tipo il castello, il lungomare, molto freschi, diciamo è un bel posto per andare in bici. Consiglieresti la vacanza a Barletta? Sì, però bisogna trovare il giusto luogo dove situarsi, perché diciamo mettersi verso il centro è un po' più scomodo, soprattutto di queste stagioni. Invece andando lungo vicino al mare ci si può trovare meglio. E allora vado in diretta, mi raccomando, non beviamo, lo vogliamo dire, visto che sei giovane. Cosa? Non beviamo molto. No, non beviamo, non bisogna, diciamo, eccedere, dai. Non bisogna fare uso di sostanze, diciamo, illegali. Esatto. E godersi la vita. Barletta offre la vita. Complimenti per voi che state girando in bici. E allora, viva la città di Barletta, viva e Barletta. Viva i giovani anche di Barletta. Il bagnino post-Covid, come è cambiato il lavoro? Vabbè, la differenza è che quando li portiamo gli ombrelloni, diciamo col disinfettante, puliamo i piattelli, puliamo i lettini, le sdraio, le registe. E invece i clienti rimangono uguali, nel senso con le loro esigenze, con le loro voglie usuali di chi frequenta sempre lo stesso Lido, o questo Covid ha cambiato qualcosa anche nei clienti? Ah, vabbè, diciamo che i clienti pretendono che comunque si pulisca meglio perché sono spaventati da sta roba del Covid. E allora vi aspettiamo in questo Lido stupendo e se avete bisogno c'è chi vi aiuta. Vi chiameremo. Siamo al Madù con Antonio, che anche quest'anno è rimasto a Barletta, ha investito come al solito le tue forze, le tue energie, i risultati arrivano? Beh, insomma, diciamo che siamo in un anno molto particolare per tutto ciò che è successo, quindi i risultati arrivano, c'è tutto il fattore Covid che comunque resta una spada di Damocle, non sappiamo il futuro, in futuro come si evolverà, però insomma piano piano ne usciamo, perché la nostra forza è questa, quella di riuscire ad uscirne. Anche perché ricordiamo la struttura molto bella, accogliente, che vive 24 ore al giorno quasi, tra pranzo, serate molto soft rispetto agli altri anni e soprattutto con la professionalità di sempre che vi contraddistingue. Sì, noi lavoriamo appunto, come dicevi tu, quasi 24 ore al giorno, cominciamo la mattina con le colazioni di servizio allo stabilimento balneari, poi abbiamo un ristorante su cui puntiamo tantissimo perché lavoriamo tanto, tanto, tanto di qualità, la qualità è il nostro faro, diciamo così, e poi facciamo una serie di serate, dai concerti live alle serate disco, tra virgolette, anche se come dicevi tu è tutto un po' sottotono, ma comunque la voglia di divertirsi non manca. Allora, arriva un turista mentre tu stai servendo questi primi piatti eccezionali, ti chiede, ho due ore di tempo, cosa potrei visitare di Barletta partendo dal mare? La tua risposta è? Beh, diciamo che due ore non bastano, però insomma abbiamo il castello, abbiamo la cattedrale, abbiamo tutto il centro storico, la cantina della sfida, quindi ce n'è tanto e abbiamo tantissime bellezze che vanno valorizzate. Il turismo dunque che parte da Barletta, dal mare, che si offre nel centro storico. Dunque vado in diretta con Antonio, grazie, buon lavoro, grazie, e naturalmente venitelo a trovare. Assolutamente vi aspetto. Lido Pascià con Nicla, anche quest'anno tanta attesa, tanta voglia di divertirsi e poi i risultati? Scarsi. Quest'anno è un anno un po' complicato, è iniziato male, spero non finirà altrettanto, comunque ci stiamo difendendo, diciamo stiamo andando bene rispetto alle nostre previsioni, stiamo andando abbastanza bene, però è un anno ovviamente difficile un po' per tutti, anche su questo settore insomma ci sono delle difficoltà, però
ce la stiamo cavando. Anche il vostro Lido Pascià si è adeguato naturalmente alle direttive anti-Covid. Certo. I turisti come sono stati? I clienti, quelli magari che da anni frequentano questo posto, hanno trovato un po' di difficoltà sia all'inizio, un po' per tutte le misure restrittive che abbiamo messo in atto, anche per il numero ridotto di persone che possono, diciamo, sostare sotto l'ombrellone. Ho avuto un po' di difficoltà, abbiamo perso qualche cliente, però qualche cliente, diciamo, nuovo l'abbiamo acquistato, diciamo, quest'anno. E, diciamo, per quanto riguarda il turismo, fa difficoltà, diciamo, ad affacciarsi un turista straniero quest'anno, un po' più difficile. Complicato. L'anno scorso c'era qualcuno in più, quest'anno. E comunque il Lido Pascià, la sicurezza al mare. Certo. Su questo non abbiamo dubbi. Grazie Nicla, vado in diretta sempre con voi. Termina qua questa nuova puntata di Vado in Giro, alla scoperta delle bellezze della nostra nazione, in onda su Vado in Diretta e Barletta Live. Ringraziamo per le riprese Pietro D'Amico, per le interviste il nostro giornalista ed inviato Giacomo Caporusso, l'editore Ruggero Pedico. Per quanto mi riguarda, Michele Maffei vi rinnova l'appuntamento alla prossima puntata di Vado in Giro da una nuova e straordinaria località italiana.